quelli che aspettano in fila, oh yeah. Quelli che aspettano in coda, quegli altri che aspettano in testa, oh yeah. L'intero mondo dello spettacolo si è raccolto in un momento di cordoglio per la recente e prematura scomparsa di Paolo Beldì, venuto a mancare a 66 anni nella sua casa piemontese di Magognino, frazione di Stresa, in seguito ad un arresto cardiaco. Regista ed autore televisivo affermato, grande tifoso della Fiorentina, noto per aver realizzato programmi di successo come il Festival di Sanremo e quelli che il calcio... Oh cavallo, oh cavallo, no, perché il cavallo, capito? Roberto Vecchioni, interista! Grazie a Paolo Beldì. Tra i protagonisti assoluti della televisione italiana già dagli anni Ottanta, quando esordì in Fininvest curando Mai dire Banzai e Mai dire Mundial, prima del suo approdo in Rai, dove si consacrò definitivamente. Uno stile inconfondibile, quello di Beldì, originale, unico e che indiscutibilmente ha fatto scuola. Primi piani strettissimi su particolari apparentemente poco pertinenti, come lo spettatore addormentato oppure, vero e proprio marchio di fabbrica, le scarpe di chi parla, con quel nervoso ed imprevedibile intrecciarsi delle gambe di fronte ad una domanda scomoda che a lui divertiva molto ed intrigava tanto da farlo diventare parte integrante del racconto. Poi il suo amore indiscutibile scusso per la Fiorentina, davvero tifoso ai confini dell'impero, come lui amava definirsi. Improbabile, certo, come amore, forse anche inspiegabile viste le origini novaresi, ma mai neanche per una volta rinnegato, né tantomeno tradito. E tutte le volte che la Fiorentina andava in gol, a quelli che è il calcio, immancabile per festeggiare a dovere, a tutto volume, l'inno di Narciso Parigi. Forza Fiorentina! Yeah!